oggi video sulla ceretta, quindi vi svelo tutti i segreti di come io faccio la ceretta a casa. Questo video in collaborazione con una ragazza che avete già sentito nominare nei miei video e lei è Love and Makeup, ti mando un bacione grandissimo e per la seconda volta abbiamo deciso di realizzare un video insieme e questa volta appunto è un video tutto incentrato sulla ceretta, quindi vi parlerò di tutti gli strumenti che utilizzo io appunto per farmi la ceretta, come idrato la pelle e appunto di che marca sono i prodotti che utilizzo e dove si possono trovare. Ho voluto fare questo video perché credo che sia un video interessante, perché io parlo per me. Andare dall'estetista a farmi la ceretta mi costa un pochino, o comunque diciamo così, non posso permettermelo ogni 15, comunque ogni mese di andare a farmi la ceretta. E poi io lo trovo abbastanza comodo perché appunto appena vedo un pelo che non mi piace riesco comunque a farmi tranquillamente lo strappo. Allora, parto subito col dirvi che tutti questi prodotti li ho trovati comodamente al supermercato o dai cinesi, però non che è un prodotto cinese, ma perché sono anche loro rivenditori di questa marca. Avevo comprato tantissimo tempo fa, penso più di 4 anni fa l'ho acquistato questo kit, e avevo preso al supermercato appunto questo kit con all'interno il fornellino per la cera, poi all'interno c'era dentro qualche striscia depilatoria e già una cera. Il kit completo l'avevo pagato 17 euro, quindi neanche un prezzo così esagerato, e l'avevo preso appunto per provarlo, e devo dire che da quel momento non me ne sono più separata perché credo che sia una ottima alternativa ed è comodissimo appunto per farsi la ceretta a casa. Allora, adesso vi faccio vedere il fornellino, che non è quello classico rotondo che si utilizzano per fare cerette, ha il suo tappo che io ho rimosso e all'interno io ho già una confezione di cera già utilizzata, è praticamente arrivata qui. Questo è il fornellino, è verticale e dentro qua c'è appunto la piastra per poi scaldare la cera, ed è comoda perché vendono queste ricariche fatte in questo modo che costano veramente pochissimo. Prima addirittura costavano 1 euro, adesso invece sono arrivate mi sembra tipo 2 euro, però comunque con un flaconcino di questi che ci sono dentro 100 ml di cera, io personalmente, visto che faccio la ceretta comunque sempre, non ho questi grandi peli, praticamente lo utilizzo almeno 2-3 volte. La terza volta diciamo che lo utilizzo per fare i ritocchi, però le due vere e proprie cerette con un flacone da 100 ml le faccio 2 volte, quindi se facciamo un paragone diciamo così col prezzo, per 2 euro che costa mi faccio la ceretta 2 volte abbondanti. Quindi questo qua, dicevo, è il flaconcino della cera, basta metterlo in questo modo all'interno del fornellino. Poi nel kit c'è anche il suo filo, che io ho sostituito con un altro perché il mio si era praticamente rotta questa parte qui, non scaldava più, e si mette nella presa qua e poi si attacca alla presa normale. Questa lucina qui che c'è deve essere praticamente verde e così la cera inizia a scaldare. Allora, io di solito l'attacco due ore e mezza, tre ore prima. Perché così tanto tempo? Perché se la cera non è veramente ben calda, comunque potete sentirlo semplicemente appoggiando la mano se è calda o meno, però mi piace avere la cera veramente calda perché così non sento tantissimo lo strappo. Io ho un'insofferenza davvero al dolore che io appena mi tiro un pizzicotto sembra che veramente mi hai fatto un male micidiale, quindi figuriamoci con una ceretta. Una volta che la cera si è riscaldata, voi praticamente dovete appoggiare questa parte qui su appunto la pelle. Adesso non lo faccio perché sennò mi pestriccio tutta. Puntate il roll e andate in giù, mai in su, perché altrimenti i vostri peli vi faranno un male cane, parola mia, perché veramente l'ho provato tantissime volte con i peli lunghi così perché dovevo farmi la ceretta, vi dico che ho sentito un male cane. Quindi puntate e andate verso il basso, mai verso l'alto. Allora, vi faccio vedere la cera che utilizzo io, ed è questa qui, sempre di natura verde, ed è la cera depilatoria naturale liposolubile con biossido di titanio, roll-on professionale qualità superiore con resina stabilizzata per pelli secche, sensibili e delicate, ed è dermatologicamente testata. Io consiglio sempre di prendere questa qui rosa perché ce ne sono adesso tantissime, c'è nera, c'è azzurra, blu,
c'è verde, ci sono di tutti i colori, c'è anche quella trasparente che è semplicemente la cera d'api. Una volta sola avevo preso un altro tipo di cera ed è stato un disastro totale, un male atroce. Non si strappava bene via come questa qui rosa, quindi ho detto ok, prenderò sempre questa rosa. È per pelli secche, sensibili e delicate, quindi per tutti i tipi di pelle. E la trovo eccezionale perché io personalmente, che ho la pelle secca, come sapete ormai da tempo, devo stare anche attenta perché se prendo una cera che comunque è troppo aggressiva, rischio che mi vada a strappare pure la pelle se non sono anche capace. Anche se io sono capace perché la faccio veramente da tantissimo tempo, se prendo una cera diversa da questa mi faccio comunque male. Quindi è questa qui rosa, ve la faccio vedere ancora da vicino. Comunque, una volta che avete applicato la cera, andate a rimuovere, il pelo e la vostra cera con queste strisce qui depilatorie, anche queste della, marca Natura Verde. Queste qua costano, mi sembra, 5 euro, ma ci sono dentro 100 pezzi, quindi vi durano parecchio, perché comunque con una striscia non è che voi fate uno strappo e poi dopo buttate via la striscia. Io faccio 2, 3, anche 4 strappi. Sono praticamente delle strisce fatte in questo modo, quindi di cotone, sono come identiche a quelle che utilizzano le estetiste. E se voi comunque volete farvi anche i baffetti e le sopracciglia, basta che tagliate in questo modo la striscia, come fanno le estetiste. E poi ho scoperto anche una cosa che vi devo dire. Vendono sempre al supermercato e dai cinesi, vendono anche la ricarica apposta per fare ascelle, bikini e i baffetti, sopracciglia, insomma. Quindi hanno praticamente la metà del roll e sono comodissime. Infatti me le devo andare a comprare perché prima non c'erano così piccole, adesso si vede che le hanno fatte. Comunque, queste qua sono le strisce. Ora vi do qualche consiglio su come fare la ceretta. Io faccio in questo modo: allora mi faccio la doccia il giorno prima, metto la crema idratante, vado a dormire. Il giorno dopo mi alzo, attacco il mio fornellino, quindi aspetto altre 2 ore e mezza, 3 ore. Si riscalda e comincia a farmi la ceretta. Quindi mai farsi la doccia la mattina stessa che devi fare la ceretta, perché comunque anche se non mettete la crema, la pelle rimane comunque umida, bagnata, e rischiate che poi la cera appunto non attacca sulla pelle, quindi vi verrà poi un disastro. Dovete avere quindi la pelle idratata dal giorno prima, asciutta il giorno dopo, ma sempre idratata, e appunto così la ceretta viene perfetta. Una volta che avete fatto la ceretta completa, quindi avete fatto tutta la gamba, il linguine oppure le braccia, i baffetti, quello che volete, andate poi non subito sotto la doccia, ma ad applicare su tutta la parte che avete incerettato quest'olio qui. Allora, è vero che vendono anche l'olio Natura Verde, vendono un sacco di prodotti poi di questa linea qui, delle cere e delle strisce. Però io è da una vita che utilizzo l'olio, questo qui della Johnson. Io adesso ho preso questo qui all'aloe vera, ma perché era il primo che mi è capitato sotto mano. Però basta qualsiasi tipo di olio. Mi sembra che anche l'olio di mandorle va bene. Però questo qui, anche se costa di più, però c'è dentro 500 ml di prodotto e basta veramente pochissimo olio, perché a contatto con la cera si disfa. E quindi è comodo appunto per togliere i residui. Comunque potete utilizzare anche l'olio d'oliva. Io personalmente mi trovo bene con questo. Quindi vi passate tutto l'olio sulla parte che avete incerettato. Una volta che avete passato l'olio, potete farvi la doccia e quindi mettere la crema. Vi dico una cosa anche sullo strappo e poi ho terminato. Allora, lo strappo non deve essere mai fatto se il pelo va verso il basso o se il pelo va verso l'alto. Dovete fare lo strappo nel verso contrario, perché altrimenti quando poi vi crescono i peli, vi crescono incarniti, fanno un male cane. Anche perché io all'inizio non ero brava, cioè non ho mai fatto un corso di estetista, quindi vedevo la mia estetista che mi faceva la ceretta, allora poi ho iniziato a provare anche su di me. Però all'inizio non è stato semplice. Se voi però seguite tutti i miei consigli che vi ho dato fino adesso e anche e soprattutto lo strappo come va fatto, quindi contropelo, sicuramente vi troverete bene, non fa male, perché a me capitava a volte di fare la ceretta nel modo sbagliato, quindi di seguire il pelo, a parte che mi faceva un male tremendo, poi la cera non si staccava totalmente e poi mi crescevano i peli incarniti, quindi fate sempre tutto contropelo. Niente ragazze, quindi questi sono tutti i consigli che vi ho dato per quanto riguarda la ceretta fatta in casa. Ci sono anche tanti metodi per fare i peli, tipo lametta, crema depilatoria, ma secondo me
La ceretta, se non si ha la possibilità di fare la luce pulsata, che quello secondo me è proprio il top per togliere via i peli, che io odio, però la ceretta, diciamo così, è il metodo più facile e più veloce per ammazzare i peli, per indebolirli. Io ormai la faccio veramente da tantissimo tempo. E c'è anche Silky Peel, ma fa malissimo, io non sopporto il dolore, quindi non mi fate vedere Silky Peel. La ceretta ho cominciato a sopportarla, ripeto, perché piuttosto che farli con la lametta preferisco farli appunto con la ceretta. Fa anche rima, ragazzi, ormai sono diventata veramente bravissima a fare le rime. Comunque, questi sono tutti i consigli. Fatemi sapere se voi utilizzate un altro metodo o altri prodotti per fare la ceretta, come la fate voi. Io personalmente con questo metodo risparmio tantissimo, perché ripeto, un coso di cera mi dura veramente 2 o 3 volte che faccio la ceretta alle gambe, per non parlare se faccio magari braccia o eccetera eccetera, mi dura ancora di più. Quindi io veramente con 2 euro mi faccio la ceretta per 2 mesi, e invece dall'estetista comunque penso che costi sui 40-50 euro fare la ceretta completa. Niente ragazze, quindi io vi invito ad andare a vedere il canale di Love & Makeup, e niente, noi ci vediamo quindi la prossima volta con un nuovo video. Ciao!